Sì, ma parlavo guarda di il canale del Drago Freebooter, capisci? È illegale. Colori. Ma hai fatto una cosa a tre? Speravo che non la leggessi. Mi sei, il mio occhio è caduto lì. Vai, tieni. 3, 2, 1. Cioè, capito? Questo poi dice a me della discoteca. Ma cosa c'entra? Ma allora ti spiego. Erano due romane, due migliori amiche. E beh. Tutte e due vedevo che ci stavano. Cosa due faccio? Cosa faccio? Ne accontento una e l'altra la lascio triste? Ma che ragionamento è? A sto punto, cioè, scusa, un minimo di sensibilità in questa stanza. Cioè, allora, c'era questa qui. Io ridendo e scherzando, queste qui sono venute e fanno, ciao, come va? Così abbiamo iniziato a chiacchierare. Che persona generosa. No, sì, chiaro. Poi, ridendo e scherzando, tipo, io faccio, dovevo andare e una mi fa... Vieni a fare un giro con noi? E io ridendo, scherzando, gli dico: guarda, sono stanco, se volete salite in hotel. E sono salite in hotel. E tu dovevi, visto che scherzavi, avresti dovuto dire no, scherzavo. Ciao. E no, se no erano tristi. Ah! Un po' di umanità. No, sì, sì, un po' di umanità, cioè. Ha ragione, effettivamente non fa una piega. Sì, ma. E tu stai, tu hai osato dire, no, io sono un bravo ragazzo, non bacio gli sconosciuti, le sconosciute. Vero? Le ho conosciute quella sera lì. Capito? Vabbè. Luca, grande saggio, vedi? La tua chat, vedi che mi capisci. Ma che, vabbè. Bombi o passi? Chi? No, stanno chiedendo di farlo. Ditemi, io vi dico. Ma non sto parlando, ti ricordo che la mia chat sarà... Ma dite, cioè, nel senso, fate dei nomi a lei, a me, a chi volete. Dai, me li dici tu veloce, quelli che descrivono. Vai. Io non li leggo. Però se non li conosco... Silvio Berlusconi, ma dai. Xuder. Non lo conosco. Luca è un ragazzo di cuore. Ora scrivo. Vabbè, no, niente. Ora scrivono tutti te. Stanno scrivendo me e Grembo. Sì, ma dai, Tatino! No. Drago Freebooter 2, ti seguo. Bomba comunque, grazie del supporto.